Sono stati salvati dal soccorso alpino, stanno bene, ma hanno vissuto attimi di paura i cinque ragazzi rimasti bloccati ieri sera sul Pizzo Alto, una vetta delle Prealpi Lecchesi sopra Premanna che raggiunge i 2500 metri di quota. Nel gruppo anche un ventenne di Mariano Comense. I giovani erano illesi, ma erano stati messi in difficoltà da un passaggio particolarmente insidioso, un tratto di un sentiero coperto da lingue di ghiaccio, che rendevano l'attraversamento pericoloso. I cinque escursionisti sono stati raggiunti oggi dai soccorritori a piedi. Gli uomini delle squadre territoriali della 19ª delegazione lariana hanno messo in sicurezza e ricondotto a valle il gruppo. In questo periodo, l'abbassamento delle temperature in quota comporta la formazione di tratti ghiacciati anche lungo i sentieri, spiegano gli esperti del soccorso alpino. Per camminare in sicurezza su questi terreni è opportuno dotarsi dei ramponi usati dagli alpinisti, oppure di ramponcini più leggeri da agganciare alle calzature da trekking. Nello zaino occupano poco spazio, il peso è ridotto, ma possono rivelarsi molto utili, se non indispensabili, in presenza di ghiaccio. Tentano una truffa ai danni di un'impresa comasca, denunciati due napoletani. I protagonisti dell'episodio hanno 40 e 42 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Erba, hanno cercato di acquistare prodotti tessili da un'azienda dell'Erbese. Hanno caricato su un furgone merce per un valore di 35.000 euro e al momento del pagamento hanno consegnato un assegno. In seguito agli accertamenti, l'assegno è risultato completamente falso. Non era mai stato emesso dalla banca. I carabinieri hanno quindi denunciato i due napoletani. Ladri scatenati in provincia di Como. I malviventi sono entrati in azione questa notte nella zona di Lazzago e hanno preso di mira un bar. Hanno rotto un vetro con una spranga e sono poi passati dalla porta di sicurezza, scappando con un bottino tra sigarette e gratta e vinci di 10.000 euro. Sul posto, gli agenti della Volante della Polizia di Stato di Como, che sta indagando per risalire ai responsabili.